Bentornati da Quelle Iene sul tubo, sempre da Iena Viziuccio. Iena Ale. 37esima giornata che dirà molto, molto, moltissimo per non solo la salvezza, ma anche per la lotta per l'Europa, soprattutto Europa League. Stiamo parlando di Atalanta-Milan, partita interessantissima, Iena Ale. Cosa ne Sì, pensi? partita interessantissima, sì, salve a tutti, perché sono due squadre che sono in piena lotta per l'Europa League, e tra l'altro non solo loro, perché c'è la Fiorentina e la Sampdoria che incombono da dietro, Incombono. incombono, quindi bisognerà vedere Non tanto la molto. Samp, ma quanto la Fiorentina, che può avere Sì, ottime chance. Nel frattempo il diciamo Milan ci prova subito. con Bonaventura, insomma, il più in forma ultimamente, le ultime uscite, anche in Coppa Italia, insomma, è sembrato lui un pochettino quello che ha Sì. provato ad accendere la luce, nonostante poi la tosta subita Finale. dal Milan, che vedremo se avrà ripercussioni magari anche in Frattempo campionato. Barro anticipato da Guarda Bonucci. Bonucci all'ultimo momento, quindi Atalanta che risponde subito con un'azione pericolosa con questo Barro, Mamma Viziuccio, che mia, Barro, che giocatore, il guineano, che sta facendo veramente molto ma molto bene. C'è anche da fare i complimenti all'Atalanta, che ha un settore giovanile di tutto rispetto. sì, come sempre Ricordiamo si conferma, insomma. nel frattempo che appunto è prima in classifica nel campionato primavera, quindi seguita dall'Inter, tra i due migliori vivai di questa, di italiani. Insomma, regalano sempre ottime novità dal punto di vista dei giovani, e Barro è una di queste. Ha ben figurato contro l'Inter, poi sempre titolare, quasi sempre titolare, complice anche l'infortunio di Petagna, Sì, che l'acciaccato Cornelius. l'ha aiutato Esatto, insomma ancor più è rampa di lancio Barro, che ha fatto veramente molto bene, su tutto l'ultimo, il gol contro la Lazio, e chissà cosa succederà contro il Milan. Nel frattempo, Sì, una punizione dal limite. partita che promette molte emozioni, come dicevamo, il Milan vedremo se dovesse avere ripercussioni dopo la batosta della Coppa Italia. Ci aspettiamo però ancora una super Atalanta che già abbiamo visto contro la Lazio, Ha insomma, schiacciato che proprio i sì, biancocelesti, esatto, avrebbe soprattutto in meritato una probabilmente la vittoria, ha salvato un gran stracoscia. sfida tra albanesi, portieri, Stracoscia contro Berisha. Berisha. Berisha, che è uno dei portieri comunque più in forma del campionato fino a questo momento. Se no questa Vedremo. punizione pericolosa del Papu Gomez. La Gomez, deviato Cristante, Barrera, poi Cristante. che aveva già colpito all'andata contro la sua ex squadra. Eh sì, Vedremo, tornata un vedremo. po' degli ex, anche qui sì, cioè, del Milan. Beh, sì, che sì, che non ha molto brillato in questo campionato, c'è anche, è anche davvero da dire questa cosa, Sì, però. diciamo che è stato molto discontinuo, che sì, ha sicuramente delle indiscusse qualità. È anche vero che ha pagato un po' come altri compagni nel suo ruolo, la nuova società, il nuovo Beh assetto, sì, magari. insomma, Attenzione, tensione! erroraccio Mamma mia, l'erroraccio difensivo. difensivo dell'Atalanta, ne sta approfittando Kalinic, però non è freddissimo davanti a Berisha e Oddio, forse è vedendolo in troppo. faccia Kalinic, un po' freddo è, secondo me. Sotto porta magari un po' meno, soprattutto l'ultimo periodo, però anche Beh qui sì, le quest'anno sue diciamo. qualità non si discutono. Era partito bene, poi superato un po' nelle gerarchie dal giovanissimo Cutrone. André Silva, oggetto misterioso, come al solito. Sì, diciamo che Milan prometteva anche bene, magari, inizio anno, anche in Esatto. attacco, e poi, diciamo, anche questo stesso André Silva, che è stato preso, insomma, Attenzione, castagne da con lontano. grandi aspettative, ci si aspettava molto da lui, insomma, dopo la grande esperienza al Porto, invece ha deluso tantissimo, Beh, tra insomma. l'altro è stato anche pagato bene, Sì, voglio dire, 40 milioni di infatti, euro era per non quello è. che ho detto, con molte aspettative, Molte secondo me. aspettative, traducibili in euro praticamente. Però si parla, ad esempio, già per lui, qualche possibile scambio. Addirittura, ultime notizie vorrebbero un potenziale scambio con il Monaco per André Silva, e approderebbe al Milan Falcao. No, Si uno comincia scambio, insomma a parlare già sì, di mercato estivo. si comincia a parlare di mercato estivo, ma bisognerà capire, insomma, Falcao, un attaccante veramente che, dalle qualità indiscutibili, però anche 32 anni, contro un giovanissimo André Silva, che comunque è anche in orbita nazionale, insomma, ha giocato fino a poco tempo fa con Ronaldo in nazionale, ha regalato ottime prestazioni. Bisognerà vedere. Attenzione, Castagne la mette in mezzo, Gomez non ci arriva, ancora Atalanta in attacco, ma sventa tutta la difesa rossonera, che adesso riparte con Çalhanoğlu. Çalhanoğlu tra i più in forma, tra Più in l'altro, in forma, questo sì, anche periodo. lui insieme a Bonaventura, sì, sicuramente quelli
hanno provato a portare un po' avanti il Milan, che non ha fatto Affaticato. granché, sì, non ha fatto granché ultimamente, nonostante Gattuso, c'è da dire, ha fatto molto bene da quando è arrivato. Insomma, ha ripreso, intanto non si chiama Attenzione, questa c'era stata una deviazione, poi Berisha non si è staffilata di fidato. Bonucci da fuori area. Ma non è lui a queste prove di tiro, Bonucci da fuori area. Rivediamolo. Deviazione di Kalinic, quindi attenzione, per Fantagazzetta forse il gol sarebbe stato di Kalinic. E lì subito a commentare, siete proprio degli infami. Battesse quando fanno queste cose. Seguiamo questo calcio d'angolo prima Sì. della Sì. fine del primo tempo. Locatelli ci prova da fuori area. Attenzione, Berisha poi un po' di sventa così. confusione. E Milan che comunque si è fatto vedere in questa prima frazione di gioco. Atalanta comunque è in grado sempre di fare male alla difesa Beh, sì, avversaria. inizia il secondo Finisce però il tempo. primo tempo. Inizia il primo tempo 0-0, qualche emozione, non più di tanto. Vabbè, Ci hanno provato tutte e due le squadre sarà comunque. comunque una partita combattuta perché ovviamente si giocano un posto in Europa, più che altro per capire la posizione in classifica che potranno. Sono tra le, Sì, a ovviamente. mio avviso sono le accreditate, insomma, sono le Esatto, squadre esatto. Bisognerà vedere accreditate. però quale sarà la posizione ricoperta in classifica perché si parla di preliminari e non preliminari. Quindi, diciamo Beh, che. giustamente sarà importante anche questo, perché insomma, preliminari ti fanno iniziare prima la stagione, che Esatto, poi puoi e puoi pagare. pagare dal punto di vista fisico anche perché i preliminari di Europa League sono veramente duri, con trasferte ai limiti dell'inverosimile, insomma, in terre straniere, addirittura c'è chi si è ritrovato nella terra di mezzo degli Hobbit a fare le trasferte in Europa League, però a parte questo c'è anche da capire il periodo, perché comunque in agosto non è molto facile fare delle trasferte, soprattutto in zone poco vicine, diciamo. Sì. E quindi, a parte il caldo, a parte la condizione atletica, potrebbe ovviamente gravare poi sull'imminente inizio del campionato, che quest'anno, tra l'altro, dovrebbe iniziare con qualche giornata di anticipo, giusto, Ale? Beh, sì. Ti ho visto convinto quando l'hai detto, comunque. Sì, stavo pensando qui alla partita, ero incentrato Sì, vabbè, ma dicono tutti così. Nel frattempo, sull'azione di contropiede del Milan. con A una velocità svelto. inaudita, poi, tra Sì, l'altro. infatti. Berisha infatti sì, un po' scontento di questa azione, questo contropiede avversario. Però calcio d'angolo, Calcio batte il d'angolo, quindi Milan. seguiamo con una mischia confusa però in area. Comunque vorrei tornare sul discorso che stavamo facendo prima di Gattuso, Come che vuoi, a sì. mio Siamo qua per questo. avviso non ha fatto male quando è arrivato nel Milan. Appunto, Attenzione che sì! azione che si salva di piede Mamma mia Berisha. che parata. Attenzione, Ancora. non è finita. Parando di trovarsi! Traversa! Traversa incredibile. Rischia, rischia Non ho l'Atalanta, eh. visto di ieri, non ho visto di ieri. Però ha perso la palla sanguinosa lì Attenzione, davanti. Barro. Barro si fa vedere. Che scatto del guineano. La mette in mezzo, Barro. Non ci arriva Sì, Gomez. c'è ancora Bonucci a fare una guardia. Però, Bonucci grande che. occasione per il Sì, Milan, grandissima occasione. Bonucci che diceva la prima parte di stagione veramente ha deluso tantissimo. Poi iniziato a riprendere un po' dalla seconda parte, però sicuramente non ha rispettato forse quelle che potevano essere le aspettative. Beh, come dicevamo prima, un po' come tutta la squadra, tanti gli acquisti, il modo di giocare nuovo, Montella che è stato poi esonerato, attenzione Cristante ci prova dal limite, palla troppo alta sopra la traversa. Nonostante il nuovo allenatore, nonostante un nuovo modo di giocare, troppi innesti nuovi, una società come nel caso dell'Inter, non proprio presentissima, è anche bene ricordare che molto questo incide sul campionato. Attenzione, Gomez ci prova Attenzione, dal limite, che Gomez, e gol! Papu arriva un grandissimo gol. Grandissimo gol. Gomez, grande tiro a giro, quasi dal limite dell'area, palo e Proprio interno, interno, purtroppo. insomma, proprio imparabile. E siamo al 70esimo, vantaggio dell'Atalanta, un Sì, vantaggio pesantissimo, pesantissimo. anche perché per questo gameplay qua si era visto tutt'altra cosa fino adesso, però ovviamente a mio avviso l'Atalanta parte favorita soprattutto per il fattore campo, fattore casa, che non è da sottovalutare per la squadra bergamasca che in casa ha fatto Noi sempre rivediamo qui il bene. gioiello di Gomez, quest'anno forse un po' troppo assente nell'Atalanta rispetto allo scorso anno, meno incisivo. Meno incisivo, ma sempre fondamentale per le manovre offensive dell'Atalanta e ovviamente un giocatore dalle indiscusse qualità tecniche e come abbiamo visto in questo caso anche balistiche. Beh, sì, sicuramente. Diciamo che quest'anno ha fatto
Molto Ilicic, è stato determinante molto Ilicic nella Ilicic Atalanta. che Abbiamo non dovrebbe detto. partire titolare, noi non Sì. l'abbiamo messo, però ovviamente sicuramente ci sarà un apporto alla partita dell'ex Fiorentina. Anche lui ha fatto una grandissima stagione, a mio avviso. Nessuno se l'aspettava, forse, Forse un'esplosione. così determinante, forse Così determinante no, però appunto è stato fondamentale. Magari il gioco di Gasperini ha aiutato, questo è stato fondamentale. Un altro giocatore molto in forma, che Freuler la mette in mezzo, ancora Barro si fa anticipare da sì, e Rodriguez. prova il contropiede il Milan, insomma, se usiamo questo contropiede. Ora Kalinic che prende palla, poi la perde De Ron. Ritorno del fio al prodigio nell'Atalanta dopo un'ottima stagione 2 stagioni fa. Si Sì, è fatto trovare pronto anche esatto, è nelle, tornato. nei momenti più bui dell'Atalanta, che sono stati pochi a dire la verità in questa stagione. Sì, è stato affaticato un po' all'inizio, forse ha pagato un po' magari il doppio impegno, sa, una squadra non abituata al doppio impegno in Europa. Poi, Nonostante si sia comportata egregiamente, beh sì, ricordiamolo. infatti, poi ha ritrovato insomma la via dello scorso anno in campionato sostanzialmente. Quella di conquistare ovvero l'Europa, anche se ovviamente non è ancora concluso, ma come ripeto, per me è sicuramente la candidata insieme al Milan. Candidata insieme al Milan, ma ovviamente ci sarà da vedere quello che sarà anche di un'altra partita domani, che è ovviamente, cioè domani, e ovviamente noi stiamo registrando di sabato, però domenica andrà in scena anche Fiorentina-Cagliari, che dirà molto sia dal punto di vista della salvezza che appunto per la lotta per l'Europa League, perché la Fiorentina è lì, non molla un centimetro e si cercherà di capire cosa ne sarà di questo match. Attenzione! Attenzione, Si divora il pareggio al incredibile, 90esimo cosa si divora Calhanoglu, da Calhanoglu. 5 in pagella proprio. Un gran passaggio di che si è, Calhanoglu quasi a botta sicura. Lei poteva fare veramente meglio. Attenzione, il freddissimo Kalinic, adesso abbiamo inquadrato. Fa quasi impressione. È rimesso dal E fondo, ci quindi. Verso avviamo alla la chiusura, sì. conclusione, sì, con molti argomenti in sospeso, ma che poi ovviamente riprenderemo un po' a fine campionato, facendo un po' un focus su ogni squadra qui del campionato. Sicuramente, come abbiamo fatto già l'anno scorso, parleremo un po' di quelle che sono state, diciamo, le pagelle, no? Nell'andamento delle Sì. squadre di questa Serie A, partendo appunto da quelle retrocesse come il nostro Benevento, fino alla vincitrice che al 99,99%, anche quest'anno sarà la Juventus. Intanto qui inquadrato l'uomo partita Gomez, pesantissima, il suo gol e la sua vittoria che potrebbe lanciare definitivamente l'Atalanta, in tal caso, per l'Europa anche quest'anno. Bisognerà capire con quale posizione in classifica arriverà. Nel frattempo, da questo gameplay è tutto, da Iena Bizzuccio, Iena Ale. appuntamento al prossimo video.